Stamattina, come ogni mattina, imbusi, in particolare oggi, imbuso o decotto, più o meno la stessa cosa. Imbuso decotto di ortica e malva. Si trovano al mio orto. Adesso vi faccio vedere l'ortica e la malva. Ecco qui, vedete. Oltre a ciò, oltre a prendere l'imbuso, ecco, si può mettere anche lo zucchero, ma io prendo senza zucchero. Ecco, leggermente bollito appena appena, vedete? La medesima infusione o decotto, questa leggera cottura, l'aggiungo fra poco al riso che cuocerò. Quindi un'alimentazione completa, sana e naturale. Tanto per riguardare la salute con le erbe, qui abbiamo ortica e malva. Cominciamo dall'ortica. L'ortica è un potente antianemico, quindi è un buon rimineralizzante dell'organismo, utile ai bambini, a soggetti predisposti al rachitismo, alla fragilità ungueale, alle persone anziane affette da decalcificazione delle ossa e alle donne in gravidanza. L'ortica ha sempre rappresentato un rimedio elettivo nelle intossicazioni a carico del fegato e dei reni, con un utile effetto anche sui calcoli e la sabbia di entrambi gli organi. A questo scopo va preparata in decotto, un cucchiaio per tazza. Poi le virtù antireumatiche si esplicano anche per via interna. L'ortica è fra le piante che danno i maggiori risultati in tutti gli accumuli di acidi urici a carico di muscoli e articolazioni. Un'altra perla posseduta da questa pianta, tanto deprezzata, è l'azione antiemorragica per via interna ed esterna. Ecco,